90 minuti di fuoco al Villa Claudia tra dilettanti Falasche e Città di Fiumicino. I tre punti nell'ultima di ritorno sono fondamentali per gli obiettivi stagionali delle due squadre. L'atmosfera rovente già nei primi minuti con Di Fiandra, che servito da Pompei lascia rimbalzare la sfera per caricare il destro, ma non inquadra la porta. I padroni di casa non stanno a guardare, tanto da provarci su palla inattiva. Prima con Cancelli, che costringe Semorile a respingere coi pugni. Poi, al 20esimo, è la volta di Gemignani. Ma la sua conclusione è imprecisa. Il Falasche continua a dare spettacolo con la sponda di Perica Berrazza, pronto a sparare il suo destro al volo, che però non c'entra il bersaglio. Alla mezz'ora, grande occasione per gli uomini di Scudieri su punizione di Di Meglio. Paoliello prova invano la giocata spettacolare con la sfera che arriva dalle parti di Mazzocchitti, che calibra il mancino, ma Remunal si supera ed istinto la devia in angolo. Con il risultato ancora in bilico, nella seconda frazione partono i fuochi d'artificio, con Parini, che serve Di Meglio in ottima posizione. L'11 entra in area e va la conclusione, ma sbaglia la traiettoria e non c'entra lo specchio. Risponde il Falasca al 63esimo col cross in area di Casaldi. Razza però non ci arriva e Correia cerca il gol con il destro al volo, ma è fuori. Poco dopo, dalla bandierina, Cancelli la indirizza per la testa di Flamini, ma la sfera finisce sopra la traversa. Sono su di giri gli uomini di Colucci, tanto che a metà tempo Casaldi prova il traversone per il lanciatissimo Razza, che in aria sbaglia il piattone e sciupa una grande occasione. Al 75esimo è la volta di Perica per Flamini, che però non ci arriva di testa. A 10 minuti dalla fine, la squadra fiumicinese tenta il colpo gobbo col rapido scambio tra Bufanini e Di Fiandra, che apre a Di Menico in ottima posizione. Il neo entrato controlla la sfera, supera Casaldi e in aria con un mancino preciso trafigge Remunan e porta in vantaggio i suoi. Nei minuti finali il Falasche cerca il pari, prima su angolo di Cancelli con la respinta di istinto di Semorile, poi su tiro cross di Casaldi con l'estremo difensore ospite che, dopo una papera, evita all'ultimo istante la rete dell'1-1. Dopo 5 minuti di recupero si chiude il match. Il Città di Fiumicino mantiene la seconda posizione e vola ai playoff, mentre il dilettanti Falasche dovrà ancora lottare per i playout. Se devo andare ad analizzare la partita, penso che a livello di occasioni nitide il secondo tempo l'abbiamo avuto noi. Forse loro l'unica ripartenza ci hanno fatto gol, tranne diciamo il primo tempo, quel tiro dove Remunan ha fatto una bella partita. E la squadra è questa che vedete, infatti non riesco a spiegarmi noi come riusciamo a stare a questo punto della classifica. Quando hanno segnato loro mi è crollato il mondo addosso, pensavo di essere retrocesso. Meritavamo, diciamo, con quel secondo tempo addirittura da vincere, il pareggio poteva andare bene, invece abbiamo addirittura perso. Quindi sono fiducioso perché la squadra comunque c'è, sia fisicamente che mentalmente, e secondo me perlomeno per andare al play-out ce la faremo.